Questi non li ho presi in pasticceria, ma li ho fatti io e oggi vi faccio vedere come farli uguali identici. Comincio con 70 g di mandorle, le metto in una teglia con carta da forno, mi raccomando, e vado a tostarle nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 6-7 minuti. Le mandorle sono pronte, quindi ora le mettiamo da parte. Poi prendo 70 g di noci e le taglio a pezzetti. Ora metto le noci tagliate in una ciotola capiente. Aggiungo anche 50 g di semi di zucca, le mandorle che abbiamo tostato prima. Metto da parte la ciotola e prendo 80 g di albicocche secche. Le metto sul tagliere e le taglio a pezzi. Ora metto le albicocche direttamente nel mini pimer oppure in un robot da cucina. Poi prendo 70 g di prugne secche e faccio la stessa cosa, quindi le taglio a pezzi. Quindi metto dentro anche le prugne secche. Ora prendo anche 100 g di datteri e taglio anche i datteri a pezzi. Troppo buoni i datteri, li adoro. Quindi metto anche i datteri e ora chiudo e frulliamo il tutto. Se necessario, aggiungiamo anche poca acqua mentre frulliamo. Controlliamo. Perfetto, frullato tutto benissimo, però vogliamo il composto un po' più morbido, quindi aggiungo 2 cucchiai d'acqua. Perfetto, ci siamo. Ora mettiamo la nostra frutta secca frullata insieme alle mandorle, alle noci e ai semi di zucca che abbiamo mischiato prima. Ancora non ho capito che cosa stiamo facendo, Diana. Vedrai, vedrai che meraviglia, devi solo avere un po' di pazienza. E ora, sempre nel frullatore, metto 50 g di mirtilli rossi e 50 g di uvetta. Aggiungo anche qui 2 cucchiai d'acqua e frullo bene il tutto. Ok, ci siamo. Quindi verso anche mirtilli e uvetta insieme agli altri ingredienti. Aggiungo una bella spolverata di cannella e ora mescoliamo bene il tutto. Potete anche farlo con le mani. E ora prendo della pellicola e appoggio il mio composto sopra. Schiaccio con le mani e gli do una forma allungata, un po' come se fosse un salame. E quindi poi chiudiamo la pellicola e lo modelliamo con le mani. Esatto, Praticamente dobbiamo fare la forma del salame, vero? bravissimo. Diana, se non me l'avessi detto, sembrava un salame vero e proprio. Se guardi bene, in realtà no, perché vedi delle mandorle, delle noci, dei semi. E E ora? ora lo mettiamo in frigo per circa 20 minuti. Nel frattempo prendo 80 g di cioccolato fondente, lo taglio a pezzi. E ora sciolgo il cioccolato a bagnomaria. Vieni. Il cioccolato si è sciolto e quindi ora aggiungo anche un cucchiaino di olio di semi. Spengo e facciamo intiepidire leggermente il cioccolato. Trascorsi 20 minuti ho ripreso il rotolo dal frigo, quindi adesso rimuovo la pellicola e ora lo taglio a fette. Non troppo fini, mi raccomando. Guardate una volta tagliato tutto come si presenta. Wow! Immagino sia una bontà unica. E adesso Diana? E adesso dobbiamo usare questo meraviglioso cioccolato che abbiamo sciolto. Quindi andiamo a decorarlo. E poi finiamo con dei chicchi di melagrana. Aggiungo anche della granella sopra. E ora facciamo indurire il cioccolato, quindi li mettiamo in frigo per circa 15 minuti. I nostri dolcetti sono pronti, ma prima di andare a vederli e soprattutto assaggiarli, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo anche, mi raccomando, in questo modo non vi perderete nessuna delle nostre ricette. Ora prendiamo dei birottini di carta e andiamo a mettere i dolcetti all'interno. Wow, che meraviglia! Che belli! Poi li mettiamo sul piatto. Il mio momento preferito.
Mamma mia, tutto ciò che adoro in un dolce. Divino, dovete farli Voto adesso. da 1 a 10. 10 più.